il gol preso ci ha tolto un attimo qualche sicurezza, qualche certezza che avevamo, che abbiamo, che avevamo, e quindi è chiaro che poi contro una squadra come il Monza prendi gol, una squadra che non ha più niente da perdere, buttava palloni dentro e puoi anche rischiare di subire il pareggio. Fino al gol preso è stata veramente una partita perfetta, secondo me, dal punto di vista difensivo. Non abbiamo mai rischiato veramente su nessuna palla, abbiamo costruito il giusto, abbiamo finalizzato, però ci sta. Poi diciamo che nell'ultima parte è venuta fuori sofferenza, carattere, ho visto tante scivolate, tanti contrasti, tante cose positive comunque che ci vogliono in questo campionato. Sono soddisfatto, anche se l'unico rammarico, non ce ne sono rammarico, ovviamente c'è la partita, soprattutto come hai detto tu, la quarta, il rammarico non ce n'è, però chiaramente è la partita che gli ultimi minuti potevano essere gestiti senza quel gol, però ci sta l'errore, ci sta, siamo riusciti, stati bravi lo stesso a portarla a casa. Più che fanno parlare di confusione. Sono d'accordo, confusione, perché con questi palloni dentro, Soragna è molto bravo a spizzarli e toccarli tutti, in area può capitare che arrivi qualche pallone sporco è capitato, però giustamente come hai detto te, più confusione che altro. Però nella confusione può succedere anche che ci prendi il gol del 2-2, anche ripeto, è un'ottima squadra, con individualità, oggi è esordito il loro centrocampista Uiano, molto bravo, quindi insomma non era facile.